Questa è una tavoletta babilonese risalente al 1700 a.C. che rappresenta l'utilizzo del teorema di Pitagora 1200 anni prima che Pitagora nascesse. In particolare il teorema di Pitagora è usato per calcolare la diagonale del quadrato, come si fa ancora adesso, e il numero corrispondente, tradotto nei numeri arabi che usiamo noi oggi, è praticamente esatto, è sbagliato soltanto dalla quinta cifra decimale in avanti. Era una tavoletta didattica e l'abbiamo scoperto perché dietro c'è il compito dell'alunno, fatto un po' male, una specie di bozza, copiando il maestro. Quindi, senza saperlo, abbiamo messo in mostra uno dei più antichi esempi di evoluzione culturale, cioè di trasmissione di un'idea, di un'innovazione attraverso l'apprendimento sociale, attraverso la scuola. E il compito. E il compito. Sì, però la cosa che...